dal Partito Democratico, arrivano però delle puntualizzazioni polemiche, sì. Diciamo quali. È vergognoso far partire un'opera di questo tipo a ridosso della campagna elettorale, a 3 settimane dalla consegna delle liste per la prossima campagna elettorale. In 5 anni l'amministrazione di Salvatore non ha portato a casa nemmeno un risultato utile, quindi ci sembra oggi un modo per accaparrare voti in maniera cinica e spregiudicata, che comporterà solamente o avere uno scheletro in piazza Cavour oppure ritrovarsi a doversi sobbarcare dei debiti di un'amministrazione fallimentare. Secondo il Partito Democratico è vergognosa questa presentazione del progetto di riqualificazione a ridosso delle amministrative. Qual è la vostra risposta? Semplice, che è vergognoso che nessuno fino adesso ha messo mano su un'opera importante e strategica come il Cinema Ambra. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo avuto un'idea ambiziosa, coraggiosa e la stiamo portando a termine. Stiamo dicendo solo a tutti cosa abbiamo fatto in questi anni e che cosa faremo nei prossimi anni con i finanziamenti che abbiamo ottenuto e che otterremo. Insomma, a noi ci interessa più fare le opere pubbliche che le polemiche esterne. Del PD. Critichiamo inoltre il fatto che sinceramente in questi 5 anni la provincia di Teramo e la regione Abruzzo non hanno mai considerato il territorio martinsicurese, siamo stati colpiti da un'alluvione il 2 marzo dell'anno scorso e nessuno si è degnato di stanziare un fondo per ripristinare la situazione nell'alveo del Vibrata, del fiume Vibrata. I fondi FAS non è arrivato nulla in Val Vibrata, non c'è niente di destinato alla Val Vibrata, si promettono le scogliere, si promettono grandi opere, ma non c'è un soldo a disposizione. Sono le solite polemiche che sentiamo da anni, da ormai una classe politica che non ha fatto nulla in questi anni, che ha perso dovunque e quindi in qualche maniera ritorna alla carica su temi veramente in cui loro non hanno fatto nulla e chi in qualche maniera sta facendo qualcosa dà delle risposte concrete. Mi pare solo campagna elettorale.